Siamo sulla linea del fronte sud con una brigata d'artiglieria. Adesso andremo nelle posizioni perché qui i russi stanno guadagnando terreno. Questa unità è qui dal primo giorno di guerra, cioè da 2 anni, non hanno mai fatto rotazione. Quando è iniziata l'invasione russa, loro erano già qui e hanno sparato i primi colpi, qui dove dormono. 2 semplici brande, questa è una porta con un sacco a pelo. Bastano poche ore per riposare, perché poi il loro lavoro è lì davanti, a stretto contatto con le linee nemiche. The situation is stable but critical. It's hard. They have the more of anything. They have air superiority, they have artillery superiority. I am sorry to say, but they are gaining on us and soon they will have superiority. Vengono colpiti costantemente dai droni, li portano qui, li riparano e poi tornano in prima linea. Я з вами згідний, тому що так як ми працюємо на артсистемах, безпілотники – це наші перші із основних ворогів. Siamo a circa 10 km dalle linee russe. Questo è uno dei villaggi che ancora riescono a tenere, ma non sanno ancora per quanto. Adesso ci portano a vedere una batteria. Questi sono pezzi pakistani e questi vengono dal Canada. Questi sono molto migliori, questi rovinano la canna. Di questa casa sicura non resta nulla. L'unità ci passa davanti tutti i giorni e ogni giorno quando ci passano davanti dicono quanto siamo stati fortunati, miracolati. E adesso ci crediamo anche noi. Questo è un boschetto, una tipica postazione di tiro ucraina. Si nascondono sotto gli arbusti e mettono delle tende mimetiche. Nonostante fossero ben coperti, il drone russo li ha individuati e li ha colpiti. Quell'albero spezzato è il segno dell'impatto. Il tank era in questa buca con la bocca di tiro rivolta lì, verso la linea russa. Eccoli qua. Peseranno 25-30 kg, difficili da maneggiare, con il puntale caricati dentro e poi sparati da lì. Dobry den. Nice to meet you. Thank you so much. Ecco come hanno passato l'inverno. Quando le cose si mettono male qui, prima devono entrare coi secchi, scaricare l'acqua e poi mettersi a riparo. Molto spesso con le bombe sopra la testa. Ma è impossibile dormirci perché è tutto allagato. Ci stanno facendo andare via e c'è un'allerta. Tichka! Tichka! Tichka, c'è un drone sopra la nostra testa. È incredibile, è sempre così. Hai 5 minuti per stare in una postazione e poi devi scappare perché gli osservatori russi con i droni ti trovano e ti colpiscono.